Carissimi amici della Pogonotomia, ben ritrovati e oggi novità, sono in montagna, prima di raderci, novità. Come voi sapete, Amici della Pogonotomia nasce un bel po' di anni fa su Facebook, con una pagina. Qua c'è sempre stato ciuffo del risveglio. Una pagina che però mi sono reso conto, noi adesso abbiamo tanti canali, abbiamo YouTube, abbiamo Instagram, abbiamo la chat di Telegram, abbiamo. Però questa pagina che aveva, perché dico aveva perché l'ho cancellata, aveva 5.000, 4.000 erotti, quasi 5.000 iscritti, non dava la possibilità però a voi di interagire. E questo qualcuno me l'ha fatto notare, mi ha detto: ma tu fai una pagina che però non lascia spazio interazioni. Allora, cosa ho fatto? Ho cancellato la pagina e ho fatto il gruppo. Il gruppo che si chiama Amici della Pogonotomia, il gruppo, io vi invito a iscrivervi, iscrivetevi. Trovate il link, tra l'altro, qua sul canale YouTube, in basso a destra dell'immagine, vedete il login di Facebook, schiacciate sopra e andate a iscrivervi al gruppo. Fatelo tantissimi, così mi potete postare i vostri soldi, le vostre impressioni nell'educazione, ovviamente nel rispetto di tutti. Questo è evidente, sono le regole, ma questo vale per tutti, vale per tutti i nostri canali, anche prima era così, non è che cambia niente. Oggi la rasatura, diciamo così, una rasatura maschia, nel senso che è un po' semi-invernale, autunnale, scatta il caldo, scatta l'inglese caldo, e già armato, per far veloce, abbiamo un Fatip storto Gold, eccolo qua, guardate che bello, armato con, a grande richiesta, la King C Gillette, King Campus Gillette. Vediamo questo connubio. Pennello, capolavoro, secondo me, messo a bagno 10 minuti. Questo è Nero Ardesia, Murano, guardate, fatto con un vetro di Murano, con un ciuffo che deve essere un two-band, un tasso two-band, guardate che bel tasso. Come sapone ho scelto per oggi il legno di sandalo, prima versione, quindi prima formula, da Nonno Ciniello e San Cosmesi. Eccolo qua. Sandalo che ci va, insomma. Allora io sciacquo il viso, facciamo in fretta anche perché qua la connessione non permette video troppo lunghi, anche se li facciamo per bene. Andiamo a prelevare per poi montare lo scatolo. Andiamo a prelevare la quantità giusta di sapone. Io sto prelevando, poi vediamo come viene nello scatolo. Allora, scatto caldo, subito il montaggio parte, faccio fatica perché brucia, il montaggio parte, devo tenerlo proprio immediato. È impressionante come con lo scatto, adesso lo appoggio un attimo perché mi bruciano le mani, tanto che è caldo. La crema si sciolga subito, creando un effetto diverso da quello che è. Forse più leggero, ma non lo so perché questo calore fa da booster, chiamiamolo così, al nostro montaggio. Delicatissimo questo tasto, eh? Bellissima sensazione di calore che esalta il profumo di sandalo. Scatole che non si può usare tutti i giorni, non mi rendo conto, ma che. Diamo un po' d'acqua. Andiamo a completare. Guardate che montaggio. È una maionese e io lo faccio molto
liquido, perché guardate che bello, è come essere avvolti in un panno caldo. E poi l'odore, la profumazione di sandalo emerge molto più prepotentemente che con una rasatura, un montaggio senza scatole. Sciacquo le mani, non perdiamo tempo, asciugatina, e andiamo col nostro, qui la mano è ancora un po' scivolosa, anche perché la scatola da gestire dal punto di vista è difficile. Andiamo a raggiarci, via. Qualcuno mi ha chiesto come faccio a fare le passate lunghe, qual è il segreto, ma è nessun segreto. Tenere costantemente l'angolo, la pressione che non è costante, quindi, e poi andare giù, facilissimo. Seguire il profilo del proprio viso, e viene da sé. Fatip gentile e slant, che se sembra molto gentile. Davvero. Però attenzione, anche il taglio è sempre dietro l'angolo. Vedete che la proiezione del sapone è così alta che se non vi passate. E ho un fatico con un Gillette. Con una Gillette, sì, Vedevo un sapone di 3-4 anni fa. Ecco fatto. Ripeto, andato, sciacquiamo bene il rasoio, sciacquiamo il viso e andiamo con la seconda insaponatura. Adesso la seconda insaponatura, è ancora meglio della prima. Chiaro che il caldo va scemando e quindi c'è un po' meno di calore. Ma quanto è delicato questo fatico.
E quanto è protettivo il sapone, è impressionante. Ecco qua, due passate e siamo tolti il problema. Benissimo, allora sciacquiamo gli attrezzi del mestiere. E sciacquiamo il viso con acqua fredda. Tamponiamo il viso. E mettiamo il nostro, tanto per, no, così, witch hazel. Tanto per. Io lo metto tanto per. Ormai è quasi morito. Ora, io che sono un fenomeno, ho dimenticato nell'altra stanza l'eau de toilette, l'eau de parfum, anche l'eau de toilette, cioè non ricordo più, con cui pensavo di... Quindi vi chiedo una pazienza di un minuto che vado a recuperarlo, perché tutto fatto così in fretta, uno dimentica le cose, tutto asciuga with sensor, un minuto solo e sono di ritorno, ma proprio un minuto. Proprio un minuto. Come promesso, neanche un minuto, eccomi qua. Allora, quindi la rasura maschia, sandalo, abbiamo usato un fatip, che in realtà è gentile, molto gentile. Delle gilette sì, che sono king sì, che sono insomma, considerate molto efficaci. E qua concludiamo con un cuoio fiorentino, guardate qua. Questo è veramente una eccezionale. Farmacia Santissima Annunziata, Firenze. Cuoio fiorentino, o del parfum addirittura. Cuoio fiorentino, proprio più maschio di così non c'è niente. Veramente non smetterei mai. È un sentore veramente di cuoio, c'è un po' di vaniglia, guardate che bella confezione, costicchia, chiaro, qua stiamo parlando di profumerie di nicchia, però è veramente, veramente ottimo. Allora, concludendo, qui abbiamo, anzi abbiamo, è caduto tutto, nella fretta di andare a recuperare il nostro cuoio fiorentino, abbiamo il sapone sandalo di Sandalo. Avete visto quanto ancora dopo prima formula, quindi non è neanche quella perfezionata, che come voi sapete io ritengo una delle migliori in circolazione, come con lo scuttle abbia montato in maniera così efficace da addirittura mettere in crisi un fatip come protezione, armato dalle gilette King. Sì, fatip che è gentile,
è più gentile lo slant, lo confermo, ormai l'ho provato almeno 10 volte, rispetto al gentile normale, quindi è un rasoio assolutamente consigliato per chi non vuole qualcosa di troppo aggressivo, ma allo stesso tempo vuole un rasoio efficace, quindi eccolo qua. Poi questa versione gold, con questo manico con le righe diagonali, insomma, è assolutamente molto, molto ben fatto. Il pennello è un capolavoro secondo me di Neradesia, vetro di Murano e tasso to bend. E poi abbiamo il così la chicca, veramente questo cuoio fiorentino della farmacia Sesima Annunziata, che siamo su livelli elevatissimi, siamo su livelli di alta profumeria di nicchia. Bene, io vi ringrazio, vi ricordo ancora il nuovo gruppo a cui vi chiedo di iscrivervi, la cortesia, chiaramente chi vorrà, e di condividere le vostre esperienze, le vostre opinioni, i vostri SOD, si chiamano così, la statura del giorno. Troverete il link qua, in questo video, c'è un iconcina YouTube, Facebook, e su Facebook lo trovate come Amici della Palmotomia, il gruppo. Basta chiedere l'iscrizione e ovviamente verrà generalmente accettata. Con piacere. Vi ringrazio, buona domenica e buona barba a tutti.